Diventare madre è sicuramente un grande evento, e c'è chi non si ferma solo al primo bambino ma prosegue per avere più eredi possibili, chissà magari per tramandare qualcosa dalla famiglia o semplicemente per potersi occupare di qualcuno. Qualunque sia il motivo, basta la gravidanza vada bene, ma più volte di quante ne possiate pensare succede un imprevisto. A volte piccolo, altre volte... beh, vediamo oggi il video. Ciao a tutti dal vostro raccontastorie di quartiere in questa nuova incredibile vicenda dal mondo, come sempre vi ricordo di seduraiarvi e partiamo! Tutti speriamo di diventare genitori, o almeno quasi tutti, e passare 9 mesi senza troppi problemi. I primi tempi, quando si è incinta, le donne cambiano spesso il loro umore e il loro atteggiamento. È una cosa normalissima e di solito i futuri papà sono lì ad assisterle. Speriamo. Sarebbe brutto abbandonare una donna proprio nel momento del bisogno. Il peso che portano dentro di loro è davvero un grosso dovere, non soltanto dopo la nascita ma anche durante la gestazione. Nei 9 mesi a venire succedono davvero migliaia di cose, non solo alla madre ma anche al bambino. Quest'ultimo al minimo cambiamento può crescere in differenti modi. Una donna di nome Chrissy Corbett alla sua 4ª gravidanza sentiva che qualcosa non andava, perché le madri lo sentono veramente. È nata in Florida e da sempre il suo sogno è stato non soltanto di essere una donna in carriera, ma anche di trasmettere il suo sapere a più eredi possibili. Voleva la sua famiglia andasse avanti per generazioni. E aveva così trovato un marito disposto ad assecondarla. Le prime 3 gravidanze sono andate molto bene. Nulla di strano, tutto nella norma. Ma la 4ª è diventata un caso mondiale, segnando un piccolo record per la sua città, Keystone Heights, sempre in Florida. Tutto ciò è accaduto nel 2017 e Chrissy ancora non riesce a credere a come sia andata. Perfino i medici in sala erano stupefatti. Dopo soli 2 tentativi era riuscita a rimanere incinta. In fondo, se ce l'ha fatta 3 volte, poteva anche la 4ª, pensava. Ma ogni volta per lei era come la prima, in realtà. Ogni volta piangeva guardando quel piccolo tra le sue braccia. E ogni volta pativa tutte le sofferenze del parto. Ma stavolta sentiva che c'era qualcosa di diverso. Mese dopo mese la pancia della donna cresceva a dismisura. Non capiva il motivo, non ha mai fatto niente di strano. Aveva solo avuto un piccolo problema di diabete gestazionale le prime settimane dell'ultima gravidanza. Con nessuno però dei suoi figli aveva avuto dei problemi più grossi e difficili. Le girava spesso la testa e aveva continuamente fame, più di quanto potesse mai averne. Era troppo strana come cosa, voleva saperne di più. La radiografia aveva rivelato tutte le condizioni, che erano nella norma. Ma l'ultimo mese il suo pancione aveva superato ogni record dell'ospedale. Chrissy non ce la faceva più. I medici le avevano detto di attendere ancora qualche settimana perché mancava pochissimo. Ma arrivata una sola settimana prima del parto era del tutto crollata. Le era servito il cesareo perché quasi non riusciva a stare in piedi a causa del mal di schiena. Non stava malissimo. Non aveva la febbre o altre malattie che potessero seriamente danneggiare il piccolo. Semplicemente era diventato pericoloso tenerlo all'interno di quella pancia che a detta sua sembrava un pallone da spiaggia. Alla fine era venuta alla luce una femminuccia. Il cesareo era andato bene. E tutto lo staff aveva applaudito, perché aveva appena segnato un record assoluto. La piccola pesava ben 6 kg, una cosa assurda che si vede pochissime volte. Le dissero che avrebbe avuto qualche problema con l'alimentazione ai primi tempi, ma nulla di serio. In realtà non soltanto la bambina, ma anche Chrissy, che si era ritrovata a consumare più cibo del previsto per nutrire il feto. Avevano quindi donato tutti i vestitini perché non le stava niente e alla fine avevano ricomprato cose della sua taglia che in pochi negozi possedevano. Con questo concludiamo. Un parto che ha dell'incredibile. Chrissy e suo marito sono contenti così, non faranno altri figli. Penso pure io che 4 siano fin troppi, o no? Voi quanti ne vorreste da grandi? Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.